Ciao a tutti e a tutte e benvenuto a Franco Bertini, che è docente e autore di testi scolastici ed è anche collaboratore della rete ANPA per un motivo preciso che racconteremo anche a breve. E quindi intanto cominciamo chiedendo una presentazione, quindi che cosa insegna, dove lavora e come ha cominciato a pubblicare, a diventare autore di testi scolastici. Intanto, grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere partecipare a questa bella iniziativa. Io sono un insegnante di storia e filosofia e insegno al liceo classico Lorenzo Costa di La Spezia. È una decina d'anni che insegno al liceo Costa e precedentemente ho insegnato sempre alla Spezia, al liceo scientifico Pacinotti. È una carriera ormai di lunga data, diciamo. Quanto invece alla questione legata ai motivi che poi mi hanno spinto alla pubblicazione, io ho iniziato con un manuale di storia nel lontano 2001 e quindi sono un autore ormai ventennale, diciamo. E poi sono felicemente approdato solo per quel che riguarda filosofia alla Zanichelli. Le ragioni che mi hanno, come dire, spinto a pubblicare sono varie, ma ce n'è una in particolare, che è quella di tentare la sfida di vedere fino a che punto i percorsi che io utilizzavo con i miei ragazzi fossero spendibili a più ampio livello, a più ampio raggio, e se ci fosse un riscontro al mio lavoro anche, come dire, a livello editoriale, devo dire che la cosa ha funzionato incredibilmente, ormai sono 20 anni che continua a funzionare, ogni volta mi chiedo come sia possibile che, come dire, le mie idee non siano invecchiate. Non lo so, Ha quella messo su carta le sue idee didattiche anche, no? Oltre che sì. contenutistiche. L'ho fatto sia per storia che per filosofia e anche alcune idee che sono legate a quello che io penso delle discipline, che sono fra di loro molto diverse, perché poi è un caso tutto italiano il fatto che l'insegnante di storia e l'insegnante di filosofia spesso siano la stessa persona. In altri paesi la profonda differenza anche a livello di, come dire, statuto epistemologico delle due discipline le tiene rigorosamente separate. Noi risentiamo anche a livello di programmi di quella che è la ormai antica riforma Gentile che ha, come dire, Gentile era un hegeliano, quindi immaginava storia e filosofia fortemente connesse e questo spiega perché si insegna storia e filosofia affidandole allo stesso insegnante, ma questo spiega anche perché in Italia si insegni storia della filosofia e non filosofia per temi, come succede per esempio nei paesi anglosassoni, insomma. Un approccio un po' più teorico anche di rispetto della teoria, rispetto da. È un approccio assolutamente teorico, direi terribilmente teorico. Una delle ragioni per cui io ho provato a scrivere sia per storia che per filosofia era di provare, come dire, a far scendere le due materie con tutto il loro rigore epistemologico intatto, in modo da diventare friendly, cioè amichevoli e facilmente fruibili dai ragazzi, perché lo possono essere. Poi, naturalmente, la sfida era vedere se la cosa funzionava a livello più ampio rispetto a quello che mi sembrava funzionasse nelle mie lezioni, insomma. Quindi un po' sperimentare un approccio un po' più pratico ad una materia che appunto sembra lontana, ma poi in realtà è molto quotidiana. Citavo il 2001 come data, non mi ha colpito anche perché globalmente è una data simbolica come inizio della sua carriera d'autore, e quindi che cosa è cambiato? Ecco, diciamo, ovviamente nel mondo della comunicazione è globale, è cambiato tantissimo, e quindi anche nel mondo della scuola in generale. Ma diciamo, concentriamoci sull'aspetto d'autore, quindi che cosa è cambiato, nella sua esperienza da quando ha cominciato nel 2001 ad oggi? Ma io sono arrivato, come dire, borderline alla fine di un'epoca, quando già ne iniziava un'altra. Cioè io, quando ho iniziato, prevaleva il cartaceo. Io inviavo i pacchi con le mie stesure, con raccomandata rigorosamente, con ricevuta di ritorno perché nulla andasse perduto. C'erano riscontri telefonici abbastanza frequenti, l'hai ricevuto, non l'hai ricevuto. In realtà già si incominciava a utilizzare mail.
Devo dire che le revisioni poi le abbiamo fatte prevalentemente via mail, però io ricordo questo uso prevalente del cartaceo. Per esempio, una cosa anche abbastanza curiosa, anche a livello di contratti, il riscontro per il rispetto dei tempi, ancora quando ormai il cartaceo non lo si usava più perché si inviava tutto via mail, prevedeva, poi è stato corretto, ma non così presto, che il riscontro fosse il cartaceo consegnato nei tempi previsti. Io di fatto a un certo punto ho detto, ma davvero continuo a mandare il cartaceo? E mi è stato detto che assolutamente no, che era ormai un refuso contrattuale. Però questo succedeva, e quando io ho iniziato, la redazione con cui lavoravo ricordava ancora i tempi drammatici, direi, e in qualche modo leggendari, in cui le revisioni si facevano per telefono. Quando, per esempio, si chiude un volume, quindi ci sono proprio le ultime cose urgenti, si facevano, mi raccontavano, si facevano queste lunghe telefonate, correggendo con carta e penna tutto quello che c'era da correggere insieme. Telefonate che spero fossero a carico della redazione, ma che comunque raccontavano lunghe e anche complicate. Invece ovviamente l'informatica ha risolto tutto e ora è tutto molto più semplice, tutto molto più snello. Io, come dire, sono arrivato quando iniziava e poi abbiamo continuato in questa maniera. E adesso, insomma, le cose si sono evolute, diciamo, non solo sulla produzione, diciamo sul lato produttivo, ma anche sulla conseguenza del lavoro, quindi che cosa viene prodotto per studenti e docenti. E, tra tutti i libri che ha scritto, e se più o meno sa quantificare quanti sono, ce n'è uno che a cui è particolarmente legato per qualche ragione, che le ha dato più soddisfazione? Allora, affettivamente il libro con cui ho iniziato, che si intitolava Storia, fatti e interpretazioni, edizione Mursia, col gruppo Mondadori, diciamo, che è stato il manuale con cui ho esordito e che, devo dire, ha avuto subito un ottimo riscontro editoriale. Poi ce ne sono seguite molte edizioni, e l'ultima recente, hanno cambiato i titoli, sono cambiate l'organizzazione del lavoro. Il mio manuale è stato, si è esteso anche al fronte delle scuole medie, cioè quindi la secondaria di primo ordine, anche lì con buoni riscontri. Abbiamo ovviamente prodotto una versione semplificata, ma l'idea fondativa rimaneva quella. E l'idea era quella di smontare il sistema della disciplina storia, far capire come funzionasse, far capire per esempio che il profilo era il passaggio conclusivo a monte del quale c'erano le fonti, c'era la storiografia, c'erano i nessi causali da sviluppare, e tutte cose che a volte gli insegnanti, come dire, si dimenticano, considerando il profilo come una sorta di Bibbia, la fonte di ogni verità, ma in realtà le cose non funzionano in questa maniera. L'altra grande soddisfazione e l'altro grande affetto è ovviamente l'edizione di Io penso, il libro di filosofia, la prima, quella a cui avete collaborato, la seconda, ed è anche questa piena per me di soddisfazioni. Però diciamo affettivamente il primo libro di storia e il primo libro di filosofia, quindi, con editori diversi, ma con uguale, direi, soddisfazione. Quindi in parallelo. Sì. Come dire, io ho scoperto anche sul campo il fatto di quanto in realtà funzionassero alcune idee, perché se vuole le racconto un aneddoto. Visto che il primo testo era del 2001, noi a settembre stavamo chiudendo il terzo volume, e voi probabilmente conoscete bene che cosa vuol dire chiudere: vuol dire che tutto è stato fatto, e guai a toccare anche una virgola, perché significa far saltare l'intera impostazione. Però c'è stato l'11 settembre. Io ricordo la telefonata del mio redattore capo, diciamo, il quale mi dice: ma lo inseriamo? E io ho detto sì, non si può non inserire, anche a costo di mandare tutta all'aria, come di fatto è stato fatto. Ma in quel momento in realtà stavamo facendo esattamente il lavoro che fa lo storico, cioè rispondevamo alla domanda quando un fatto è storico e quando si inserisce in un manuale. Ora, il fatto era chiaramente così clamoroso
Però il problema è quello, cioè ai ragazzi bisogna riuscire a spiegare che i fatti che sono nel profilo non sono tutti fatti, sono una selezione che opera lo storico dando una visione, una prospettiva. In quel caso era improvvisamente necessario decidere se quella cosa andava messa oppure no. È chiaro che non abbiamo avuto dubbi, anche se dovevamo smontare il già fatto. Si capiva già quanto era epocale, infatti, l'avvenimento. Perché era talmente pesante che non poteva che essere epocale, però, come dire, la domanda ce la siamo fatta. Ed era la domanda tipica della storia, ed era la domanda a cui cercavamo nel manuale di rispondere già da prima, insomma. Mi fa pensare un parallelismo, appunto, recentemente c'è stato raccontato dalla redattrice della Zanichelli, Elena Barchilega, è successa una cosa simile con la pandemia, quindi hanno dovuto rifare un testo di chimica proprio per questo, no? Per inserire una cosa nuova. Sono questi eventi improvvisi. Esatto. In qualche modo sono un incubo, ma anche una risorsa, sì, perché non se ne può fare a meno, non se ne può non parlare. Si attualizza subito la storia. Visto che l'ha menzionato, appunto, parliamo di Io Penso, quindi in questo caso vabbè, la seconda edizione, quindi del 2022, appena fresca di stampa, che arriverà a settembre. Però con parecchie novità rispetto alla prima, esatto. Perché è importante rinnovarsi. Parliamo proprio di questo, insomma, io ho letto l'introduzione, alcune parti, e sembra un libro molto vivo, molto parlante, no? Quindi questa è l'impressione, chiaramente, però ci racconti un po' che cosa è cambiato e qual è l'approccio che c'è stato anche didattico, insomma. E la ringrazio perché se ha notato questo vuol dire che il nostro intento è riuscito e molto si deve a Cinzia, che ha fatto veramente un lavoro formidabile. È un libro parlante perché si è posto, o almeno vuole essere un libro parlante perché si è posto uno dei problemi drammatici della manualistica, soprattutto per quel che riguarda anche una materia fra virgolette alta e per certi versi ostile come potrebbe essere la filosofia. Cioè il manuale è per sua natura, anche quando è nella versione online, è tendenzialmente un prodotto trasmissivo, frontale. I ragazzi oggi fanno fatica con l'approccio frontale, hanno bisogno di essere coinvolti, hanno bisogno di lavorare per problemi, di rovesciare la lezione, si parla di flipped classroom, cioè l'idea proprio di sviluppare un percorso a partire dalle loro risorse, naturalmente con la guida e l'organizzazione degli insegnanti, tutto questo, un manuale che dà una versione definitiva delle cose, per ovvie ragioni, non lo può fare, ma si può provare un pochettino a ricostruire, a partire anche da un'altra idea che nel manuale, di cui il manuale tiene conto, e cioè che i ragazzi oggi fanno un'enorme fatica ad organizzare la lettura di testi lunghi. Questo succede anche in un liceo classico, non è che sia... E gli adulti probabilmente. Il loro approccio primario all'informazione va per immagini e suoni. Basta pensare ai social di maggior successo, che sono essenzialmente fondati sui messaggi visivi. In questo testo si prova a visualizzare molto, perché l'idea è che al testo scritto non si deve mai rinunciare ed è fondante, ma bisogna partire dal presupposto che i ragazzi non ce l'hanno come dote naturale, la lettura e la scrittura. Non è neanche vero quello che banalmente viene detto, che i ragazzi non sanno più leggere, non sanno più scrivere. Sanno leggere e scrivere molto efficacemente, ma fanno fatica di fronte a un testo lungo, con subordinate, con concetti complessi. Lì bisogna farli arrivare. Non è automatico, perché hanno altre risorse e altre modalità di approccio. Se non si capisce questo, certo, si corre il rischio di fallire dal punto di vista didattico. Questo manuale, nei limiti di un manuale, ci prova, insomma. Per cui c'è per esempio un lavoro sulle fonti molto forte, però le fonti vengono progressivamente decodificate, vengono accompagnate da mappe, da come dire, percorsi di guida, da glosse che accompagnano il testo.
anche quando il testo è coraggiosamente, diciamo, lungo, cioè abituiamoli a leggere non dando per scontato che lo sappiano già fare a livello di abitudine e di competenze a cui altre generazioni erano abituate. Se pensiamo che loro lo sappiano già fare, li perdiamo. E questo testo ci prova. L'altra cosa che prova a fare sono le connessioni, cioè l'idea, come dire, che la filosofia sia una disciplina ponte e che si apra quindi all'arte, alla letteratura, quindi ci sono agganci nel profilo stesso, non con rubriche a parte, con l'arte, la letteratura, altre discipline come la psicologia, la sociologia, a partire da alcune cose che magari sono state dette a proposito di un determinato autore, in modo da agganciarlo a qualcosa che possa allargare il campo di vista. E ancora l'idea che la filosofia è una scatola degli attrezzi per decodificare il mondo, come non, è stato detto da ben altre autorità e non da me. E lo è davvero. Per esempio, non si può non pensare alla filosofia come uno strumento per organizzare il debate, cioè la capacità di dialogo è nella filosofia. Insegna a argomentare, ad argomentare in modo critico. E a farsi venire i dubbi. Ad anche ascoltare l'altro, quindi ha anche una dimensione etica e politica, se vogliamo, che può essere molto spendibile. Cioè, nel manuale ci proviamo, poi bisogna vedere se ci siamo riusciti. Nella vita personale, professionale, in qualunque campo, è una capacità che appunto non è affatto scontata, come diceva prima. Fornisce degli strumenti. Il problema grosso del nostro insegnamento, in quanto storia della filosofia, in quanto prevalentemente, come dire, legato alla trasmissione del sapere e non al coinvolgimento, sta nel fatto che a volte proprio si perde l'idea della filosofia come mezzo per acquisire delle competenze. Nella disputa conoscenze e competenze, secondo me si è perso di vista il fatto che si possono acquisire competenze a partire da conoscenze. Le due cose non ho mai capito perché siano state spesso svincolate. Sì, secondo me bisogna lavorare in questa direzione. È un lavoro, però, non una competizione, diciamo, dovrebbero essere. No, è una strana competizione che io non ho mai capito. Nel manuale si prova a far vedere come le conoscenze filosofiche possano sviluppare anche competenze ad ampio raggio. Poi, per carità, con tutti i limiti delle operazioni manualistiche, che devono però tenere anche conto che nel profilo si deve tener conto della, si insegna storia della filosofia, e quindi guai a non seguire i percorsi canonici, che sono purtroppo vincolanti, purtroppo, perché si potrebbe fare altro. L'altra cosa che in questo manuale, a proposito di fare altro, si tenta è di provare a lavorare anche per temi, cioè alla fine di ogni volume ci sono delle mappe che illustrano tre tematiche cruciali. Che cos'è la realtà, come possiamo conoscerla, come dobbiamo agire, ripercorrendo quanto è stato detto nel profilo dal punto di vista storico, seguendo queste tematiche. È un tentativo di smontare il manuale e farlo usare in un'altra maniera, insomma, ovviamente messo alla fine per evitare di toccare il dogma della storicità dell'insegnamento. Esatto. Bene, quindi un po' si fa anche da traino con l'approccio reale, un'applicazione anche pratica, insomma, di quello che si è studiato. E a proposito, appunto, dicevamo di confronto, dialogo e, appunto, come si dice anche nell'introduzione, la capacità di farsi venire dei dubbi, no? E di saperli affrontare, argomentare. E le chiedo se ha mai ricevuto, o anche tramite l'editore o personalmente, delle valutazioni, dei feedback da parte di docenti, perché no, anche studenti e studentesse, sarebbe bello, e che difficoltà ha trovato in questi anni nel lavoro di autore. Allora, gli scontri ci sono sempre, soprattutto perché l'editore, quando per esempio si propongono nuove edizioni, il riscontro anche allo scopo del miglioramento, del rinnovamento dell'offerta didattica e della correzione di cose che eventualmente possono non essere state apprezzate, c'è sempre. E quindi prima di iniziare un'opera di revisione, l'editore fa interviste, incontra docenti che hanno adottato,
che hanno magari non più adottato, che sono i più interessanti perché ci forniscono le ragioni del che cosa non è andato bene, e poi arrivano queste informazioni all'autore che cerca di farne il miglior uso possibile. Naturalmente c'è un lavoro sinergico con l'editore che è sempre molto proficuo, e a volte ci sono anche degli scontri diretti. A me hanno scritto insegnanti, mi hanno invitato per lezioni, conferenze, allo scopo non di pubblicizzare il libro, ma di, come dire, far vedere come era scaturito quel libro e come potesse essere in qualche modo utilizzato. Riscontri da parte degli studenti, non sono parziali. I miei studenti dicono che è tutto molto bello, ma probabilmente non sono sinceri. Sono obbligati a dirlo. E però sì, c'è un costante controllo del riscontro editoriale, anche tramite naturalmente tutta l'apparato commerciale, quindi i rappresentanti, che sono, come dire, importantissimi in fase di riorganizzazione, revisione e anche in fase di riscontro immediato nel momento in cui si fanno le adozioni. Certo. Come ha funzionato, diciamo, anche nel caso pratico di Io Penso, il suo coinvolgimento da autore rispetto alla organizzazione e creazione dei materiali digitali del libro? Allora, questo vale sia per la questione dei materiali digitali che per quel che riguarda l'apporto della grafica, che è fondamentale, soprattutto in un manuale come questo, che vuole essere anche molto visivo, diciamo. Allora, la redazione ha bisogno degli stimoli dell'autore nell'organizzazione anche del materiale digitale, così come nell'organizzazione degli approcci dell'apparato grafico, per esempio come costruire le mappe, eccetera. Le mappe vengono da me, da idee mie. La resa grafica, in questo caso secondo me sorprendente, perché quando il grafico capisce esattamente cosa tu hai in testa è una meraviglia, in questo caso è davvero successo. Ecco, e lo stesso dicasi per quel che riguarda la produzione digitale, cioè l'autore può fornire degli spunti ad una condizione che non si convinca, perché può succedere, di essere un grafico o di essere un esperto di digitalizzazione del manuale, perché non lo è, sa fare altre cose, quindi se riesce a stare al suo posto può essere di stimolo. In questo caso funziona molto bene la sinergia. Io con la grafica, ma anche con, come dire, con tutta quella che è stata, come dire, l'apporto digitale, ovviamente non ci ho messo mano, perché le mani ci devono mettere gli addetti ai lavori, faccio un'altra cosa, però è chiaro che qualche spunto deve essere proposto. Penso che sia necessario e ne abbiano bisogno, cioè il grafico deve capire. Una collaborazione umile, diciamo, ecco, deve essere... Sì. Ma perché se io dovessi mettermi a dire guarda che secondo me la pagina va impostata in questo modo, oppure la costruzione del percorso digitale deve essere fatta così, direi delle bestialità, nel senso che non ho quelle competenze. Bisogna avere il senso della misura dei propri limiti. Senta Franco, quanto tempo ha lavorato a, in questo caso, diciamo, la prima edizione, perché se no non sarebbe la prima edizione di Io Penso? La prima edizione, io penso, è stata lunga, allora, nel senso che ci sono state varie traversie, perché era un'organizzazione complessa, quindi diciamo che tecnicamente si parte da un minimo di un anno a volume, ma possono essere di più. Poi dipende anche dalle strategie editoriali dell'editore. Il minimo sindacale è un anno a volume e ci vuole tutto, perché è un lavoro davvero complicato. Rispetto al, diciamo, al rapporto proprio con diventare autori, quindi il percorso autoriale, che cosa si sente di dire? Ci sono consigli a insegnanti e docenti che vogliono o pensano ancora, perché magari può essere una cosa che immagino debba essere un po' maturata anche negli anni, e gli impegni non sono, gli impegni dei insegnanti oggi sono notevoli, quindi che cosa si sente di dire a chi ipotizza almeno un giorno o ha già un'idea precisa di poter diventare autore e autrice?
non molto di più di quello che ho già detto, posso parlare della mia esperienza come autore. Io, perché ci sono vari modi di entrare nel mondo dell'editoria. Il modo, fra virgolette, più semplice, ma perché a monte si è costruita una carriera, come dire, luminosa, è di essere un nome. Molti manuali ricorrono all'autore che porta il suo nome, perché è un cattedratico, perché è famoso, perché è un divulgatore conosciuto, che so, a livello televisivo o quant'altro. Lì è chiaro che l'approccio è un'autostrada già facilmente percorribile. Per chi proviene, come me, da una dimensione dell'anonimato, cioè l'insegnante tutto sommato anonimo e sconosciuto, l'idea che bisogna proporre un'idea forte. Bisogna proporre un'idea forte e poi naturalmente avere anche un pochino di fortuna. Nel mio caso, per esempio, quando io sono entrato in contatto col mio primo editore per storia, l'approccio alla storia è stato del tutto casuale. Io avevo preparato un commento, come dire, a un dialogo di Platone, un commento didattico. All'epoca venivano adottati spesso delle letture, non c'era ancora il famoso tetto di spesa, quindi insomma, e io avevo pronta questa cosa, avevo avuto un contatto, quindi ho provato a inviare questa cosa, mi è stato risposto che, per carità, andava tutto molto bene, ma che se ne potevano far ben poco di quel lavoro, tuttavia non dispiaceva il mio modo di scrivere, e stavano disperatamente cercando un autore per un manuale di storia, che io non avevo preso in considerazione. A quel punto però mi sono buttato su questa idea, ho proposto un'idea che evidentemente è piaciuta e, come dire, di lì è partito tutto. Quindi secondo me, se non si è, come dire, famosi, bisogna avere un'idea forte, difenderla a spada tratta, provare a proporla, perché un nuovo manuale deve fare la differenza. Molta manualistica, direi anche molto pregevole, segue certi standard editoriali, cioè si appoggia e imita i grandi totem di riferimento. Secondo me bisogna provare a un'altra strada, immaginare un'altra strada. E lì se si incontra un editore attento, ci sono buone possibilità, diciamo. Quindi bisogna, insomma, credere in se stessi e sapersi distinguere, ovviamente, nell'offerta. Bisogna avere un'idea che faccia la differenza, qualunque essa sia, quantomeno perché abbia qualche pregio di originalità. Benissimo. Bene, e allora noi abbiamo concluso, ringraziamo Franco Bertini per la compagnia e la gentilezza. Grazie a voi. E la, appunto, disponibilità a presentare questo libro che, insomma, siamo felici di poter aver potuto firmare almeno nella parte di progettazione grafica, quindi per altre domande, insomma, davvero un ottimo lavoro. Quindi vi ringrazio ancora. Complimenti ad AMPA, allo staff di AMPA, e a presto, sì. Allora. A presto, grazie.